Buonasera a tutti, benvenuti, grazie ancora per essere qua così numerosi, grazie a Giuseppe Teri, grazie alla scuola di formazione Caponnetto che, come diceva Giuseppe un momento fa, insieme a Radio Popolare ha elaborato questo nuovo ciclo di incontri. Io prima di aggiungere qualcosa in più, lo farò poi al termine di questa nostra lezione di stasera, tra un momento presenteremo anche il dottore e il professore, voglio introdurre e salutare Roberto Cenati, presidente dell'ANPI provinciale di Milano. Prego Roberto, perché i nostri ospiti di questo ciclo di incontri. Prego Roberto. Grazie, porto sotto l'ANPI provinciale di Milano che insieme alla scuola di formazione Antonino Caponnetto e alla Radio Popolare ha promosso questa serie di importanti incontri sulla Costituzione repubblicana di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario della sua entrata in vigore. È già stato, il titolo è La Costituzione è una risorsa viva perché è in grado di parlarci del futuro. Perché rappresenta l'orizzonte per il quale noi dobbiamo, al quale noi dobbiamo ispirarci in una fase delicata, complicata della vita del nostro Paese. I principi della Costituzione Repubblicana, i valori che sono contenuti nella Costituzione Repubblicana rappresentano la bussola fondamentale della nostra democrazia, quanto mai attuale nella delicatissima fase che stiamo attraversando. Io volevo ricordare un passaggio, di una frase importante, un intervento importante di Antonino Caponnetto che ricordiamolo con i giudici Falcone e Borsellino ha dato ha impresso una svolta importante nella lotta contro la mafia e Falcone e Borsellino noi l'abbiamo ricordati il 21 marzo di quest'anno proprio qui alla Casa della Memoria in una affollatissima riunione organizzata da Libera in collaborazione con l'ANPI provinciale di Milano e con l'associazione vittime di Piazza Fontana, li abbiamo ricordati assieme ad altre 970 vittime delle mafie. Il giudice Antonino Caponnetto in un suo intervento a Milano del 4 novembre del 1994, io sono riuscito a trovare tra le mie carte proprio l'intervento fatto dal giudice Caponnetto, che poi magari lascio a qualcuno di Radio Popolare, era intervenuto in un convegno dal titolo Costituzione, una carta da buttare, col punto interrogativo, era un convegno promosso per la difesa della Costituzione da uno dei numerosi tentativi di revisione costituzionale. Allora il protagonista di questa revisione costituzionale era stato il ministro per le riforme Speroni. Caponnetto sottolineava questo, aveva affermato questo: da un paio d'anni giro senza risparmio di energie tutte le scuole d'Italia, in qualunque regione, da nord a sud, indifferentemente, proprio per educare i giovani ai valori fondamentali della coesistenza, ai valori fondamentali del vivere sociale. Vedo che gli studenti mi ascoltano attenti. Sto facendo un paziente lavoro di semina. Spero che questa nuova generazione possa crescere nel culto dei valori veri, quelli che, come diceva Scalfaro, non cambiano mai. La solidarietà, la tolleranza, il rispetto della persona umana, la legalità nelle piccole cose come nelle grandi. Questi sono i valori per i quali bisogna battersi. E io credo che questo sia un monito che noi dobbiamo raccogliere, che l'ANPI, che Libera, che Radio Popolare raccolgono, perché il lavoro che si fa tra le giovani generazioni sui principi della Costituzione è un lavoro fondamentale. La Costituzione è nata dalla Resistenza. L'abbiamo detto tante volte, Calamandrei definiva la Costituzione come resistenza tradotta in formule giuridiche e i semi della Costituzione li abbiamo nelle piattaforme dei gruppi di difesa della donna che sono sorti proprio a Milano nel novembre del 1943, così come nelle
repubbliche partigiane, delle repubbliche libere che si erano costituite nelle zone liberate dalle formazioni partigiane. E a 70 anni dalla sua entrata in vigore, però, la Costituzione tende ancora di essere pienamente attuata nei suoi principi, nei suoi valori fondamentali. Noi stiamo attraversando, dicevamo, un periodo delicatissimo, una fase delicatissima della nostra vita sociale, della nostra vita politica. Viviamo in una società che sembra avere perso la memoria, che vive troppo nel presente, che sembra avere dimenticato quei valori di solidarietà che sono sanciti solennemente nell'articolo 2 della nostra Carta Costituzionale. Non è questo il paese che sogniamo, era il titolo di un bel libro del Presidente Emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che ci ha lasciato recentemente. Però io credo che noi non dobbiamo perdere la speranza, perché il nostro compito è quello di contribuire all'attuazione della Costituzione Repubblicana e di fare rivivere in questa società smemorata i valori della pace, della solidarietà, della politica intesa come servizio alla collettività e al bene comune, come ci hanno insegnato i combattenti per la libertà. E concludo con una frase che a me piace molto ripetere, quella di Aldo Agnasi, che in occasione di un anniversario della liberazione, anniversario che si sta avvicinando, aveva detto: la resistenza non è un pezzo da museo, non deve essere mummificata, appartiene alla nostra vita, deve essere un elemento dell'impegno civile di ogni giorno. E l'impegno per rinnovare il nostro paese ha le sue profonde radici nella Carta Costituzionale nata dalla Resistenza. E questo impegno noi lo dobbiamo portare avanti e dobbiamo batterci perché finalmente la Costituzione sia pienamente applicata nei suoi valori e nei suoi principi fondamentali. Grazie a tutti.